Ci sarebbe stata una rete in diretta di recente con Marco Riorni e Alda De Usanio nel programma televisivo Italia Sì. In buona sostanza, l'oggetto del contendere sarebbe stata la mascherina rotta. 9 agenti della Guardia di Finanza avrebbe detto la bella e brava Alda De Usanio: mi hanno bloccato per 1 ora e mezzo in piazza per una mascherina. Io la metto sempre anche in strada per le persone che hanno paura. Ma si è rotta dentro al bar e mi hanno fatto una multa. Le forze dell'ordine dovrebbero proteggere i cittadini e non spaventarli. Immediata però sarebbe arrivata la reazione di Marco Riorni, il quale avrebbe detto: la Guardia di Finanza fa il suo dovere. Così è intervenuta anche l'Iota della Chiesa, la quale avrebbe detto: gli agenti della GDF, della Guardia di Finanza, sono gli stessi che in piena crisi facevano i cordoni a Codogno e Bergamo. Il conduttore poi ha letto in diretta una nota appena inviata all'ufficio stampa della Guardia di Finanza. Gli agenti hanno fatto il loro lavoro, sono dovuti intervenire in 9 perché si era creato un assembramento. E Riorni avrebbe detto: forse sono stati intransigenti perché ti sei innervosita. Ma interviene De Usanio, entra in studio di Avianello, che avrebbe detto: quello che ha detto non si può sentire, adesso è il momento di essere ligi alle regole. Mando dunque un bacio ad Alda De Usanio. Dopo l'ictus, questo è stato il mio secondo lockdown. Non diventeremo migliori, ma si spera più forti. Su Twitter poi è arrivato anche, diciamo così, l'intervento proprio di lei, di Alda De Usanio, che diciamo ha ricevuto però anche delle critiche piuttosto forti, piuttosto evidenti. Non aggiungo altro, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Questo sarebbe quanto. Questo video non vuole della privacy di Alda De Usanio o di altre persone, ma informate e basta.